è Yolande Cabau van Kasbergen, 25 anni, nata a Ibiza da padre spagnolo e madre olandese, madrina del Giro d'Italia 2010. Ma soprattutto è colei che ha cambiato Wesley Snyder, passato dall'essere un vincente con la fama di arrogante ad essere un vincente disponibile e col sorriso sulle labbra. Segni particolari della conduttrice televisiva, attrice e modello olandese, senz'altro bella, bellissima, sicuramente anche convincente. Per amor suo, Snyder si è pure convertito alla religione cattolica e si è fatto battezzare nella cappella dell'Inter ad Appiano Gentile, il tutto sotto la regia partecipe di Capitan Zanetti. Perché, a sentir lei, Wesley ama pazzamente l'Inter e Yolande ne ha a sua volta abbracciato la fede, diventandone tifosa, esuberante e sfegatata. Fidanzati ufficialmente dallo scorso dicembre e dopo una proposta di matrimonio pubblica pronunciata al microfono del pilota su un volo verso Dubai, i due si sposeranno il 17 luglio a Castel Monastero, vicino a Siena. Per i promessi sposi, dunque, giusto il tempo per rientrare dal Sudafrica, dove Snyder, con un rosario sempre nascosto sotto la maglia arancione, sta guidando l'Olanda in una cavalcata comunque trionfale, e dove anche lei è al momento presente in attesa del miracolo che potrebbe compiersi l'11 luglio.